Cumbulla, tralasciando il fatto che sembra un grido di battaglia medievale, la Roma chiude per Cumbulla, difensore classe 2000 del Verona, tutto fatto. Raggiunto l'accordo con il Verona, ad un passo anche l'accordo con il calciatore, ma dopo aver trovato l'intesa con l'Hellas, penso che comunque l'accordo con Cumbulla fosse solo una formalità. Gran bel colpo della Roma, secondo me un ottimo colpo. Prendiamo un ottimo difensore, secondo me anche meglio di Izzo, e in più di Izzo a due cose: la formula dell'affare e ovviamente l'età. È innegabile che questo carta canta, che Cumbulla, sia molto più giovane del difensore napoletano e secondo me sia anche più forte. Poi Izzo veniva valutato dal Toro da Cairo circa 20-25 milioni, Cumbulla viene pagato 30 sì, però l'anno prossimo, quindi lo mettiamo a bilancio il prossimo anno, quando mi auguro e comunque la Roma possa essere già tornata in Champions e quindi possano essere già entrati quei fatidici 40 milioni della Champions League. Secondo me un ottimo colpo, veramente un ottimo difensore che le prime due partite dello scorso campionato le giocò non ad alti livelli, veramente strepitosi. Poi comunque si è mantenuto su uno standard, su un livello di prestazioni altissimo e infatti, non a caso, questo ve lo dico, su di lui c'era prima la Juve, poi l'Inter, poi la Lazio, poi noi, in mezzo anche un piccolo accenno di interesse da parte del Napoli, niente di che. Però diciamo che tutte le big, tutte quelle squadre che giocheranno la Champions italiane, tranne l'Atalanta, erano su Kumbulla, e questo vi fa capire quanto sia alto il livello del calciatore. Certo, secondo me Smalling attualmente è più affidabile e quindi mi auguro che la Roma metta in porto il doppio colpo, Cumbulla e Smalling, e sarebbe il top. Però anche se non dovesse arrivare Smalling, diciamo che secondo me è un ottimo affare perché è molto giovane, è molto promettente e già conosce il campionato. Poi Smalling è esperto, Smalling comunque diciamo che già conosce anche lui il campionato, già conosce l'ambiente, è forte, è un leader. Magari Cumbulla non sarà subito un leader, però in prospettiva secondo me Cumbulla può diventare anche più forte di Smalling. Infatti qualcuno ha storto un po' il naso, ha detto: perché spendiamo 30 milioni per Cumbulla e non riusciamo a trovare l'accordo trattando da un anno con il Manchester per Smalling? Vi rispondo subito, perché Cumbulla è molto giovane, quindi è come posso dire, è un investimento spendere 30 milioni. Spendere invece anche solo 20 milioni su Smalling non è per niente un investimento, nonostante sappiate benissimo, lo sapete benissimo quanto a me piaccia Smalling. Io lo adoro, lo amo a livello calcistico, però capisco la politica societaria della Roma. Certo, se li prendiamo tutti e due, per me è il top, è veramente una difesa top. Smalling, Mancini, Cumbulla come alternativa anche Ibanez, Fazio come quinto, secondo me è ottimo. Se dovessimo tenere Jesus, anche se ormai sembra fatta con il Genoa, mi va bene, veramente sono contentissimo, un grandissimo colpo. Centrale molto molto forte, molto molto giovane, classe 2000, che può giocare a 3, che può giocare a 4, che può giocare dappertutto, bravo, bravissimo, anche nello spazio aereo, ha segnato anche qualche golletto. Mi piace veramente veramente tanto come giocatore, penso che la Roma abbia fatto un vero e proprio colpo, anche perché un'altra cosa molto importante: lo stipendio di Smalling è superiore rispetto a quello di Cumbulla, quindi c'è anche un risparmio importante sull'ingaggio. Però vi ripeto, la pista Smalling ancora non è chiusa, sembra essere chiusa quella che porta ad Izzo, perché alla fine era o Cumbulla o Izzo. La prima scelta a quanto pare era Izzo. Accantonata l'idea per le richieste, a mio avviso e anche ad avviso della Roma, a quanto pare di Cairo, abbiamo virato con forza su Cumbulla. Ieri è stato trovato l'accordo, secondo quanto ha detto, ha riportato Di Marzio. Oggi si dovrebbe già chiudere in entrata, in difesa, mercato che mi sta piacendo, mi piace. Davanti un po' meno, si parla addirittura di uno scambio Dzeko De Sciglio, mamma mia, poi ne parliamo in un altro video. Cumbulla, Roma, voto 8, anche se sono 30 milioni, anche nonostante quello, secondo me voto 8 a mani basse, grandissimo colpo della Roma, mi piace tantissimo e comunque già conosce il campionato. Non ve l'ho detto, comunque una piccola storia: è nato in Italia da genitori albanesi e ha scelto la nazionale albanese, quindi non giocherà con l'Italia, però si ambienterà facilmente, anche perché non ha problemi linguistici. Ciao, il video è finito, ciao a tutti e grazie per averlo visto, lasciatemi un mi piace.